Amici ed amiche di YouTube, un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alla serie Trader Life Simulator 2. Come sempre ringrazio gli sviluppatori per avermi concesso la key e per l'occasione approfitto per ringraziare un follower del canale che si chiama Giuliano Iorio per avermi esortato a continuare questa serie. Quindi caro Giuliano, oggi dedico a te questo episodio. Approfitto naturalmente per salutare Mr. Moreno e Tunzi Tunzi, Mr. Aleasso Aiea Aiea, e naturalmente se non vi siete iscritti ai miei canali social vi invito a farlo, oltre naturalmente a consigliarvi, se volete acquistare il vero cibo biologico italiano, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per acquistare dai piani bio azienda agricola biologica 100%, oltre ad essere un'azienda italiana, ragazzi. Quindi vi esorto e vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it e mi raccomando, acquistate con fiducia. Adesso bando alle ciance, andiamo avanti. Allora ragazzuoli, off camera, ovviamente mi sono portato avanti un po' di cose da fare, quindi ho acquistato degli scaffali, esattamente due. Il consiglio che vi do all'inizio è di acquistare anche la mobilia o espositori usati, che praticamente lo trovate uscendo dalla strada a sinistra. Vi faccio vedere dove si trova, perché all'inizio può risultare un attimino complicato investire su quello che sono le attrezzature dove riporre la merce. E vi faccio vedere, e soprattutto concentratevi su quello che sono i prodotti voi da acquistare, perché naturalmente bisognerà cercare di fornire il proprio negozio di merce il più rapidamente possibile, appunto proprio per poter poi sbloccare i vari livelli. Io ad esempio vi consiglio di acquistare questo stand, questo espositore per la frutta e la verdura, e naturalmente vi tornerà utile soprattutto all'inizio. Allora, siamo appena a 2%, quindi adesso dobbiamo cercare di accontentare quanta più clientela possibile. Quindi oggi andiamo a risistemare la nostra quarta scaffalatura insieme a tutta la merce da esporre. E quindi oggi ci facciamo un po' di sistemazione. Buon sabato naturalmente, buon fine settimana, scusate se ogni tanto ci inceppiamo con la boccuscia. Ecco qua. Allora, qui sto cercando di dividere le varie i vari reparti, sto cercando di mettere il cibo da una parte e il resto dall'altra. Mi raccomando, vi consiglio anche di fare rifornimento di merce possibilmente durante le ore notturne. Bene, sì, avete capito bene, durante le ore notturne, perché avrete molto più tempo per fare tutto quello che vi serve con molta calma. Questi che sbattono la macchina qua. Bene, filmate pure un po' alla San Fasone.
e non alla San Frason. Ecco qua, questi che ci sbattono continuamente. Fatemi sapere naturalmente se questa serie vi sta piacendo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche e soprattutto attivate le notifiche anche sugli altri canali social. E naturalmente trovate il canale Dub Logistica 1 Official su TikTok, oltre naturalmente a trovarmi su YouTube YouTube, noi già siamo su YouTube, su Facebook ed Instagram. Ok, allora questo è shampoo, ecco, questo è importante perché altrimenti poi rischiamo di perdere la clientela. Vi ricordo ancora una volta che per permettere al cliente di acquistare la mesh bisognerà riporla su qualsiasi cosa, quindi tutto ciò che andrete a riposizionare a terra il cliente ovviamente non l'andrà a acquistare, quindi mi raccomando cercate di non farvi fregare come ho fatto io, che all'inizio mettevo la merce a terra ma in realtà non veniva venduta, quindi non fate il frogar. Cleaning spray, allora cleaning spray, questa, beh, mo li stiamo mettendo un po' tutti quanti così. Ecco qua, poi andiamo a fare un altro giretto da jabber perché dobbiamo vedere un attimino di recuperare qualcosina, vediamo cosa manca, perché ecco qua, allora le mele ci sono, le cipolle che naturalmente piacciono a Morino, quelle lì non mancano. E salutiamo naturalmente Morino e saluto anche l'amico di Test & Review, spasibo my friend, spasibo, hello my friends. Aspetta, come si dice in russo? Привет, привет, привет my friend, привет, non so se si legge così. Allora diamo un'occhiatina, vediamo un po'. Allora manca la crema, il gelato a cioccolato dolce un po' salato, il caffè ghiacciato freddo, yogurt, ice cream, quindi tutte cose che ci serve il frigorifero, che al momento non abbiamo perché costicchia un bel po'. Allora nel frattempo però andiamo a vedere un po' le offerte da Jabber. Anzi, andiamo un po' dal nostro Peppino, il nostro fruttivendolo di fiducia, e salutiamo anche zio Vincenzo che sta nel mini market. Oppla, salutiamo Vincenzo che in questo momento speriamo che stia facendo cose buone. E lui naturalmente, noi siamo nel mini market di Giginiello, ragazzi, Giginiello o brasileiro, obrigado. Eccolo qui, buongiorno zio Dab e buongiorno Peppi, cosa c'hai di bello? E c'è un po' di merce in offerta, vediamo, andiamo allora. Cipolle ci stanno, questi non ce l'abbiamo, vai con i puparuola, i puparuola, poi lattuga, sì, facciamo sempre rifornimento, ricordatevi, evitate di farvi mancare frutta e verdura perché questi vi assicuro che
sono abbastanza richieste, poi sono cose che comunque andrete a rivendere tranquillamente. Quindi allora ci abbiamo chiesto gli asparagi. Allora prendiamo un peperoncino, un peperoncino calabrese. E saluto a tutti gli amici e le amiche calabresi, e naturalmente consentitemi di salutare l'amico Cirillo 1974, oltre a salutare naturalmente Salvo Farmer Official, e naturalmente tutti gli amici e le amiche di YouTube, di Twitch, ma non solo loro, saluto anche gli amici e le amiche di Instagram e TikTok. Vai che stiamo facendo una spesa esagerata. Ok, io direi di andare al negozietto. Ehi Peppi, ci vediamo, stati bene Peppi. Grazie assai, è stato un buon Peppi, arrivederci, ci vediamo domani mattina. Sì. Oh via ragazzuoli, approfitto anche per salutare l'amico Fenbusterotto, ma anche l'amico la zappa storta, la mitica Ginny, la mitica Elisa, Maurizio Max, insomma saluto anche i moderatori e le moderatrici dei miei canali, come nell'ultimo episodio ho fatto anche Morino. Quindi ragazzi, questa volta a Morino gli dobbiamo dedicare 3 cipolle. Morino, vai, c'hai 3 cipolle pagate qui al reparto di frutta e verdura. Qui ci abbiamo la roba bella, ci abbiamo le cose fresche. Nel frattempo qua la benzina scarseggia, voglio, siamo leggermente guaiati. Guardate questi si scontrano, fanno come chi smilicia, si incontra e si scontra con lì, c'è così, bebe. Opla, vai i piani bio, www.ipianibio.it, campanellina, vai Zetab. Allora, vai, mi raccomando ragazzuoli, amici ed amiche, acquistate con fiducia dalla ditta dall'azienda agricola I Piani Bio, www.ipianibio.it. E come dice lo sponsor, lo spot pubblicitario, I Piani Bio, mangio bene anch'io. E qui scatta l'applauso ragazzi, vai! Salutiamo il mitico Giglio e salutiamo naturalmente tutti i mitici componenti della l'azienda agricola bio italiana che si trova alle pendici del Monte Cucco, nella nostra meravigliosa penisola, anzi nella nostra penisola italica e nella regione Umbria. Vai, applausi. Allora, che mi sono scordato? Le cipolle? Mi sono scordato le cipolle, no, che senso? Per cercare un attimino di poter venire incontro per mandare avanti la serie. Naturalmente fatemi sapere, ecco che abbiamo appena venduto una cipolla, fatemi sapere come sempre lasciando commento se questa serie vi sta piacendo, come ha fatto l'amico Giuliano Iorio, che naturalmente ringrazio di avermi iscritto. Caro Giuliano, thank you so much my friend, and thank you to DNA developers for the key. Thank you. Voilà. I peperoncini.
Aspetta, che si muove peperoncino rimattino. Vediamo un po'. Un peperoncino. Qua io. Impazziato. I cavolfiori. Quelli che definiscono gli alberelli. Uno. Come ci posso fare questo mazzo di lattuga? Il mazzo di lattuga. Allora, ecco qua. Ci stiamo facendo un po' di sistemazione, così nel prossimo episodio ci abbiamo già un po' di cosucce. Ah, ma questi ci stanno. Vabbè che le abbiamo prese, le carote, ragazzi. Non fatevi mai mancare la verdura. Frutta e verdura, ragazzi, non ve la fate assolutamente mancare, perché vi assicuro che gli articoli che si vendono parecchio sono proprio questi qui. Allora, questo proviamo a metterlo. Ovviamente ci sarebbe ancora da risolvere qualche problema, ma comunque il gioco è caruccio, voglio, ne vale la pena. Aspetta, ecco qua. No, in realtà sono io che non ho ben posizionato la situazione. Allora, questo vediamo. Ecco qua. Allora, ah, questo non so. Allora, ci sistema un po' alla buona, perché questa. Ah, ecco l'anzalatella. Comunque, i prezzi, ricordatevi sempre di tenere d'occhio i vari prezzi quando acquistate qualcosa, mi raccomando. Ovviamente se c'è un articolo che vi manca ed è richiestissimo e voi non ce l'avete e magari vi costiccia un po', io vi consiglio di fare il sacrificio. Questo appoggiamo da qualche parte qua. Fate il sacrificio, perché poi ve lo ritrovate dopo. Oh, qua non ci sta manco spazio. Ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Andiamo ad acquistare un altro espositore, visto che abbiamo la disponibilità economica, e mi sono reso conto che sta un po' tutto messo così, un po' troppo strettino. Ci andiamo ad acquistare quest'altro espositore, $100 o 100 Evenos, Everest, 100 patanelle, però ci occorre assolutamente per poter 100? 125, ok. Ecco qua, ci occorre, perché altrimenti non riusciamo a posizionare tutta la merce da vendere, e quelle che restano nelle cassette, così come tutto ciò che resta a terra, ragazzuoli miei, non si vende, e quindi non si recuperano i piccioli, come dicono gli amici siciliani. Allora, come possiamo fare? Si mette qua a fianco. Allora, ecco qua. So che non è massimo per l'esposizione, però ci dobbiamo arrangiare. Poi piano piano, naturalmente, incrementeremo, espanderemo anche un po' il nostro negozietto qua, anzi il negozietto di Gigi Nilo, il Gigi Market. Oh, K, dai, ci siamo quasi, ragazzuoli, siamo quasi giunti
al termine di questo video. Naturalmente fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like al video, condividendolo e mi raccomando, commentate, spolliciate, condividete. Vi aspetto naturalmente nei miei canali social che trovate appunto nella descrizione del video, ma anche in sovrimpressione. E allora, ragazzuoli, ancora buon sabato, naturalmente buona continuazione se state guardando questo video e non è sabato, naturalmente. Ci becchiamo naturalmente sabato prossimo e state buoni, ciao!